siamo a Porta Nolana, all'esterno dell'antica selleria Vitale, 1820. La selleria dove finanche i Borbone risellavano i loro cavalli. Se oggi avete bisogno di risellare il vostro cavallo, una sella nuova, insomma di comprare dei finimenti nuovi o magari di comprare un frustino, uno scurriat, dovete venire qui, alla selleria Vitale a Porta Nolana. Nella prima metà del Settecento, Carlo di Borbone selezionò una razza equina di straordinaria capacità, il cavallo persano, il destriero napoletano, il cavallo sfrenato, il cavallo che ha montato finanche Raimondo d'Inzeo nelle ultime Olimpiadi, non le ultimissime, dove vinceva tutte le medaglie d'oro cavalcando esattamente un cavallo persano che si chiamava Posillipo. Il cavallo della cavalleria italiana, il cavallo che fu adottato dall'esercito per le sue grandi capacità e la sua grande versatilità. Carlo di Borbone incrociò razze meridionali con razze persiane, con razze spagnole e ottenne questo meraviglioso cavallo. Facciamo un volo pindarico alla Prima Guerra Mondiale. L'eroe degli eroi della Prima Guerra Mondiale fu Francesco Baracca, il più grande aviatore, ma egli era anche tenente di cavalleria, ecco perché sulla carlinga del suo aereo e gli volle che fosse riprodotto il cavallo della cavalleria italiana, che era verosimilmente un cavallo persano, il destriero napoletano, un cavallo sfrenato. Ma, ahimè, durante la Prima Guerra Mondiale il nostro Francesco Baracca fu abbattuto. E il conte Baracca, suo padre, negli anni 30, era grande amico di Enzo Ferrari. Ora, questa è un'intervista che ha fatto Enzo Ferrari negli anni 70, quindi non mi sto inventando niente, se no dite sempre che insomma, attacco tutte le stellette all'etnia napoletana. Il conte Baracca chiese a Enzo Ferrari di utilizzare come logo il cavallo che era disegnato sulla carlinga dell'aereo di suo figlio. Disse, vedrà, le porterà fortuna. Sante parole. Ma tutto questo vuol dire che il logo più conosciuto al mondo, il cavallino rampante della Ferrari, il logo più noto di quello di McDonald's, della Nutella o di Canale 21, è un cavalluccio meridionale, è un cavallo nostrano, è il destriero napoletano, scusatemi, ma sono veramente orgoglioso.